Benvenuti su Abels, il mio canale sul tubo italiano con il dottor Maggie, il signor Lune. E ancora amareggiati di non aver trovato il poster di Tanner in casa. È tempo per noi di proseguire l'avventura di TK in un nuovo episodio di Driver Parallel Line. Sì. Bene, eccoci ritornati, è il dottor Meg che con questa prepotenza prende le redini del comando. Prendo una Cafe Racer, una moto stesa. E dottore, vogliamo iniziare subito con qualche missione frizzantina così? Frizzantina, allora, devo dire la verità, non giochiamo da un po', il signor Lune. Esatto, nel frattempo ci sono state le pause estive, voi adesso chiaramente dovremmo essere... penso a ottobre-novembre, quindi me ne frega, però noi siamo ancora fermi a fine agosto. Ma l'avete visto perché ci siamo presentati in canotta. Esatto, io mi sono presentato in canotta. Beh, comunque vuole per la felicità dei nostri stessi, che sono lì con il montone addosso. Oh mio Dio, cosa è successo? Quando sono passato di fianco a questo bus e... Cosa? Ah, ok. Non io spero che questo è New York, perché New York non deve avere questo tipo di punti, perché ragazzi è veramente stretto. Ma per questo ricordiamo essere in punte di assomiglia. Potrebbe essere, ma non sono mai stato molto ferrato nella... Sì. E non guardava neanche lo sketch dell'ingegner Cane, ricordiamolo, dottore, posso assolutamente da evitare. No, non chiamatemi alle vostre feste, esatto, in giardino. Ma parentesi, dottore, mi chiedevo perché ci stiamo andando. Perché volevo anche ripetere. No, perché come adesso i nostri ascolti devono capire che noi siamo un attimo raffreddati. E quindi dice per fare un warm up con i migliori. Anche se ho perso, anche se non abbia fino a cercare. Una statale, quindi direi che possiamo fare così. Perfetto. Piccola Rosalita da corsa. Ecco. Una macchina da bordo. Quindi andremo a prendere quella tutto motore, oppure c'è un'altra missione gialla da poter fare? Noi eravamo qui. Ce n'era una qua. Cos'è questa? Tac. Posta aerea. Vogliamo fare questa? Va bene, vediamo di andare a spendere. Ragazzo, un corriere a bordo di un elicottero pronto per una consegna. Aia. Devi andare all'appuntamento. Lenny! Vieni da me all'officina di Corny. Ma peggio ancora il tipo della mafia con quel nome improponibile che c'era in Driver 1 o in Driver 2. Ah, in Driver 2 c'era Lenny. Allora in Driver 1 c'era uno con un nome improponibile, con l'elicottero sdozzo. Voi astruzzi sapete sicuramente di che cosa stiamo parlando. Adesso io sono troppi anni che non gioco a Driver 1. La situazione è cambiata. L'elicottero ha preso il volo, ma c'è stata una soffiata. Il mio uomo prenderà il controllo e si libererà del carico. Segui l'elicottero e raccogli il carico prima dei piedi piatti. Prendi la moto, dato che ti muoverai fuori strada. Ancora qui? Vabbè, con calma, ma eh. Ma perché ti tiene in panico? È impanicato duro, Slinky. Ma a me sinceramente sta un po' sul cazzo che quando lavoriamo per Slinky non ci paga. Perché Slinky ci paga invisibilità. Perfetto. Questa mi dà l'idea di essere una missione che avrò nel culo. Non vorrei... Ok, quello aver ragione. Quello rosino, quello color pompelmo, esatto, è l'elicottero. Esatto. Ok, vada. E quelli gialli sono i panchi. Fin qui ancora la polizia non c'è, diciamo che... Ecco. Madonna! Secondo me non avrebbe dovuto fare questo. No, neanche secondo me. Però... è stato
cervello che abbia recitato. Fortunatamente c'è un ampio margine di errore per la presa dei pass. Sì, credo avesse dovuto saltare. Vabbè. Va bene. Non so se quella moto era lì per noi. Penso sì, nel caso in cui avesse mollato il salto avrebbe potuto utilizzare quella per recuperare, ma tanto meglio così. Qua devo andare a sinistra. Madonna! Ah, questa stazionata è più dura delle altre. Probabilmente si è piaciuto che siamo molto indietro. Vaffanculo! Ouch! Chiedo scusa a tutti per la mia incompetenza, ma è davvero tanto che non giochiamo. Oltretutto lei, dottore, non l'ha preso... Oddio, suona veramente strano così. Quindi non ha giocato così spesso quanto sottoscritto questo gioco. Quindi ci sta che... Dove cazzo è? Merda. Vuole riprovare lei, dottore? Bene. E il dottore ci riprova. La situazione è cambiata. L'elicottero ha preso il volo, ma c'è stata una sospiata. Il mio uomo prenderà il controllo. Se ricordo quella volta che abbiamo sì, fallito un po' le missioni dell'ambulanza. Prendi la moto. No, dovevo sparare alla macchina. Ancora qui. Che c'era la macchina lì e bisognava... Ah beh, sì. Nella storia più recente di questo canale, sì. Purtroppo me lo ricordo, sì. Ah beh, sì, quello che dice lei è una parte storica. Sì, sì, sì. Driver 2, no? Driver 2? No, aspetti, no! Sì, sì. Sì, Driver 2 a New York, no, Las Vegas. Esatto. Quando c'è qualcuno... È piuttosto conciato che io ho giocato quel gioco nella mia infanzia, l'ho rigiocato ai giorni nostri, ancora non capisco che cazzo di dire quando uno è piuttosto conciato. Chiaramente, insomma... Madonna, cazzo, ci sono delle super tele dentro questi... La merce di contrabbando era super tele. Beh, di tutti i posti in cui si poteva incastrare, no? E dove se no? Perfetto. Qui c'era il salto, niente un po' perché sennò. Madonna! Ecco perché c'era un'altra moto. Ha assolutamente senso. Chissà se c'è la shuttle slink o se sono casi fortuiti. Fortuiti il cazzo, perché li ha messi lì. Li ha messi proprio nel punto in cui era facile perdersi. Il nostro primo gettone l'ha raccolto molto bene, tra l'altro abbassando la risoluzione a bestia per la visual emozione, che richiede un hardware potentissimo e quindi... Che non faccia la stronza Altro qui tocca andare. Però dopo c'è un altro. Perfetto. Vabbè, ma vai a cagare. Cazzo. Beh, però forse non era necessario il fine del... Allora che sfiga. Però teoricamente non dovrebbero essere in grado nemmeno loro di prenderlo, il che è a nostro vantaggio. A meno che l'elicottero di merda non ne molli un altro. Perfetto. Ora, fuga dalla morte perché lì c'è la macchina della polizia dei paraggi. Fanculo. Dove cazzo? Ah, adesso. Chiamate l'elicottero! E vaffanculo! Deve essere qua dentro questo stabile. Secondo me c'è un salto che non... Sì. Ma vaffanculo. E niente. Ah, forse da qui. Da qui si saltava qua? No. Ah, solo che così adesso dobbiamo rientrare da di qua. Vabbè. E si riparte! Stavolta sono io medesimo stesso alla guida
della potente motocicletta 10 HP. Allora, io sinceramente, se dovessi assumere qualcuno per fare questa cosa qua, mi sentirei un po' migliore. Cioè, non poteva bloccarli, mandarli tutti in un punto solo, tipo, specialmente magari, ma vaffanculo, non schiacciarli in posti di merda. Cioè, io, la miscrisi sono di quelle missioni che non fanno bene alla storia, secondo me, perché non c'è un filo logico a livello di storia, hai capito? Non è che dici ma dopo qualcosa in più. E d'altra parte, sì, non aggiungono e non tolgono nulla. E d'altra parte non è una cosa che ha neanche fondamentalmente senso. Ok, quindi il signorone ce l'ha fatta. Occhio. Tra l'altro sono delle Louis Vuitton. Sì. Antilibera. Occhio. No, ce l'ha dietro. Sarebbe da sparare all'elicottero, farlo cadere una volta tipo, lì. Tipo Andorra dalla cuccagna. Esatto, e una volta lì a quel punto il merda ce li deve schifare tutti fuori i pezzi di droga. Io spero sia droga, perché se sono sigarette di contrabbando. Io continuo a sostenere la mia tesi che siano dei super te. Dei super te di contrabbando. È ovvio. Se sono sigarette di contrabbando siamo veramente. Sono dei super te di contrabbando che a differenza di quelli originali rimbalzano bene. Esatto. Ma rimbalzano tanto, quindi. Rimbalzano un sacchissimo. Poi secondo me non. Ecco, anche sto fatto, abbiamo una fisica. Allora, quando hanno fatto questa missione si sono accorti che la fisica di questo gioco non era tanto per la quale. Allora, passi a sinistra se ne vuole più. Proviamo. Perché adesso lei si regge la destra. Provi da lì. Tanto deve essere. Ecco lì. Chiamate l'elicottero! Dove sarà? Ah, un parcheggio multipiano. Ma no! Ma vaffanculo! Che cazzo sta succedendo? Ah, ecco, doveva far esplodere quello. Una volta esploso quello, adesso fa il salto. No, doveva fare un salto più grosso. Sì, adesso l'ho intesa per come doveva essere. Quanto devi essere? Cioè, io sarei sceso. Ma vaffanculo. No! Sono rimasto incastrato. Allora, che? 5% di. Era un'altra moto. Sì, ma andate a fanculo. Ah, ma lì c'è una scala. Deve entrare anche dalla scala, ma va. Ah, no. No, non si poteva entrare dalla scala. Ma vai a cagare. Ci riprovo io, dottore? Vai, vada. Questa. Ah, da qui? No, secondo me però non siamo in missione. Guardi, ma secondo me non siamo in missione. No, non siamo decisamente in missione. Allora. È questa? Posteria. O forse siamo in missione. Ragazzo, un corriere a bordo di un elicottero. Io non ci sto. Provi ad andare a prendere, forse è ancora là. Ah, allora. Non avrebbe senso. Anche perché a me prima ci poi non me l'ha fatto. Invece sì. Ma lei, dottore, è anche vero che. Perché lei è morto, invece ho fatto prendere i pacchi. Esatto. No, ma al di là di quello, lei ha fatto scendere il tempo. Ok. E io sto facendo schifo. E infatti, se io adesso faccio backspace, mi fa ripartire da qui. Ha senso. Perfetto, allora. Vado avanti. Ok, sì, anche perché avevamo poca voglia, sinceramente, di rifarla da casa. No, decisamente, per quanto non sia particolarmente. Spari, secondo me spari. Come si tira fuori l'arma? Ok, vale. Sarà morto? Speriamo. Me lo auguro, guardi, è lì. Ma vaffanculo!
Mi ero dimenticato. Però porca troia, anche lei. Lo sa che io mi dimentico di queste minuzie, questi dettagli. Io adesso voglio sapere quanti cazzo erano queste droghe, quanto valeva un po' più di grip, però è stato spazio da testa. Ah, ecco lì. Ma sì, vabbè, ma anche ste moto che impennano impudentemente da turbocriminali. Posto. E dove cazzo è? Era di là. Era subito dietro. Ma non è che magari io sto facendo e c'è una moto di sopra, vero? Beh, potrebbe scendere a piedi. E proprio. Adesso proviamo. Tanto non è così impossibile. No, no, è solo ignorante, perché è solo incredibilmente ignorante. Questo non è un gioco che assolutamente si presta a questo genere di attività. Non c'è niente. Oltretutto non dovrebbe essere tipo qua dietro. C'è un altro tempo di vittima. Ma vaffa. Senta, vaffanculo. E una moto qua sopra non c'è? Dov'è la moto? Era sotto, secondo me, se arriva ancora più sotto. Ecco lì. E vabbè, tanto non ce l'ho fatta neanche stavolta. Però almeno ci stiamo avvicinando. E vaffanculo. Dove caspita? Vabbè. Vada dottore. Ma non capiamo con che logica. Sì, perché questo qui è un silent checkpoint. Sì, capito, ma. Ah, perché io prima forse ero passato. Gliel'ho detto, lei prima non ha premuto backspace e quindi è uscito dalla missione. Se lei invece premeva backspace. Non so se hai visto la signor Rooney dove sì. Mi sono fermato, sul cordolo. Secondo me poteva essere la chiave della vittoria. E lei non si è creduto. Vada, acceleri, perché sennò rimane incastrata. Perfetto. In realtà non era esattamente così, sono ben felice di aver detto una stronzata. Ok, ora qui c'è la parte più difficile e malsana di tutta la cosa. Io. Ma adesso io. Non ci credo. Provi a scendere e risalire. Provi a scendere, spingere delicatamente la moto e risalire. Provi ad andare in retromarcia e farsi. Perfetto. È la cosa migliore, assolutamente. Cioè, io adesso vorrei dire, ma cosa gli è venuto in mente di fare ma un lavoro del genere? Capisci il mio discorso di prima? Cioè, se per te fosse stata una missione divertente, anche se non aveva un cazzo di senso, perché oggettivamente questa missione non ha un cazzo di senso. Okay. Tutto bene. Però se fosse stata divertente, ce l'avrei anche vista. Sinceramente non capisco che ci potrebbe o ci dovrebbe essere. Vada dottore. Non ci credo mai nella vita. Ah beh, però si riprende da qui. Era studiato. Anche lui era quel cazzo, Ma di che schillaggine il dottore cerca, peraltro, un pochino in vano di recuperare. Vado io? Vada lei. Vado io. Che l'ho vista. Cioè, io dico che questa missione è proprio fatta male, pensata male. È una missione platform con una moto. No, di là non ce l'avevo già guardato. Ah beh, in questo senso, sì, in questo senso, assolutamente senso. Ah no, signor Lune, guardi, era da fare in giro per essere. No, perché non c'era il. È chiuso. Ok. Oh, quindi? Ah, le coppie. Perfetto. Oh merda. Oddio. Oddio. Dottore, se mi spara. Perfetto.
fughi! Fughi come non ha mai fuggito prima in vita sua. A uno di vita, dottore. Vada lei, signor Lune. Vado io. Adesso l'ha fatto. Comunque, se lei ha fatto quanto il giro? Ah no, ok, è già qui, signor Lune. Sì, sì. Deve solo fuggire. Ah, ma qui c'era la forzatura. Allora, una volta che l'hai capita, allora, questo qui, questo livello, secondo me, è lo stesso problema. Da notare che quella macchina della polizia si è bacchiata. Doveva finire fuori, non è venuta. L'aspetta scrittata non ha funzionato. Esatto. Diceva, dottore? Si ricorda, signor Lune, quando io e lei ci divertivamo a creare piste su... come si chiamava? Non era Tocca, era... Vorelli? No, era quel gioco che avevi tutte quante queste piste queste folli. Trackmania? Trackmania, esatto. Io una volta creai una pista, ma ci messo con un pomeriggio intero, perché non l'avevo mai fatto, io non l'avevo preparata. Lui mi disse, guarda, questa pista, una volta che io sono d'accordo che tu l'hai creata, anche lei, perché... Io e lei nella vita privata ci siamo ancora. Io sono d'accordo che questa pista è stata creata e chi l'ha creata la capisce, la conosce e l'apprezza anche, dal partito di difficoltà e quant'altro. Ma uno che viene da fuori non la capisce. No. Purtroppo questo livello, secondo me, ha lo stesso problema. Cioè, una volta che è stato capito, secondo me addirittura quel pezzo, l'ultimo, quello dove ci siamo incontrati un po' di volte, che all'ultimo piano c'era quel buco in mezzo di girarci sulle passerelle. Era anche una genialata. No, secondo me si poteva fare un giro un po' più largo e si arrivava di là, perché di là secondo me non era tutto chiuso, era tutto solo a metà. Comunque, cioè, una volta che l'hai capito, si fa, è anche forse apprezzabile, ma non puoi mettermi delle logiche trial and error. È pur vero che è un gioco della vecchia guardia questo, quindi ma, certe dinamiche... Ma no, ma neanche, perché alcune missioni le abbiamo fatte neanche senza neanche battere i cigni, sinceramente. È vero. C'è una difficoltà che non è quella che ti aspetteresti. Sì, no, ci sono delle missioni che sono... Ma assurde, ma perché non sono state passate con delle meccaniche sbagliate. Perché alcune cose in questo gioco sono è più difficile farle nel gioco che nella realtà. Grazie amico, ottimo lavoro. Ah, ci sbologna così? Ecco, poi un'altra cosa, il fatto che non ci diano mai soldi quando finiamo la missione di quelle gialle mi sta un po' sul cazzo. Perché la macchina della polizia viene qui? Bene, in caso non tanto bene. Allora, andiamo a fare una missione, un'altra missione? Allora, direi a sto punto di andare a prendere la macchina e di fare quella là. Sì. Ah, no. Dopo salviamo questa moto che comunque abbiamo visto che... Non lo so, Sì. Allora, vediamo. Seleziona un veicolo. Una macchina elaborata, una mascotte. Cosa abbiamo? La Handec? No. Decisamente no. La Cerva! Che era quella potenziata. Sì, però non era abbastanza potenziata. La Serrano mi sa che era standard. Questa qui era sicuramente potenziata. Poi questa non c'aveva molto handling, però se non ci fanno fare una corsa particolarmente stronza dovrebbe andare bene. 13. Proviamo. Perfetto. Ah, l'abbiamo messa lì, quindi è bello che ci mette le robe che abbiamo salvato, ce le mette tutte intorno. Ok. E sì, allora ancora si ostina. Ehi ragazzo, mi rappresenterai in una piccola gara clandestina organizzata ogni anno da alcuni amici. Ho scommesso la mia splendida auto, Rosalita. Oh, signor Messica. Tanto sono sicuro che sarai tu a vincere. Bene. Ci vediamo alla partenza, al World Fair Park. Ah, non mi deludere, Che il bagagliaio è sempre aperto per te. Esatto. Ah, usa una macchina molto elaborata, raggiungi Rosalita, riportala indietro. Non dire... Quindi dobbiamo rubare la macchina? Praticamente lui mette la sua macchina, che l'ha rubata il primo. Ascoltate, il primo che torna qui con la mia Rosalita vince. Esatto. E ora 3, 2, 1 e via! Togliti di mezzo, sarò io. Allora, vediamo la strada. Allora, vado dritto, giro a destra. E poi sinistra. No, io farei la seconda sinistra.
come la seconda sinistra. Leggi la destra qui, ok. E poi fa la seconda sinistra, questa qui, esatto. Secondo me è più dritta. Ah, di, va bene. C'è questa macchina! Forse avrei dovuto portare qualcosa di più però, veloce. Ti di là. Ma in mezzo no. Allora, è importante prima prendere questa fino alla chicane. Dai, è stata la chicane. Il suo modo l'ho chicannata. Qui faccio tanto prima di. Ho apprezzato il cambio di rotta. Passa un attimo caso secondo me perché non so se la macchina è ferma. Parrebbe. Allora, qui le conviene, secondo me. Io farei, lei alla prossima gira a destra e mi metto su questa qui? Esatto, e poi esce alla seconda dove c'è la K, dove c'è la K di però non so se lo vedo su. Allora, quindi qui a destra. Chissà se passa almeno. Immagino che alla, entro la fine del gioco lo scopriremo. Così è, ho questo presentimento. Qui c'è un posto dove fare il salto. Perfetto. Allora, come velocità massima ci rimandiamo. Senza senso. Abbiamo un po' risparmiato sul landing. Ah, ma adesso. Qui a sinistra. Io avrei fatto alla prossima, sinceramente. Siamo lì, eh. Cioè, bisogna vedere se. Ecco, se. Se lì si passa. Mi voglio fidare di lei. Ah, se, perché se lì si passa in mezzo. Allora aveva ragione lei, se ma se invece si deve passare per forza rata è meglio fare questa cosa. E qui a destra. Vede? Cioè dipende se lì in mezzo c'è un parco. Gli altri le spareranno. Lo stile del messicano è da dire. La carrozzeria, amico, attento alla carrozzeria. La carrozzeria è un par di palle, te lo sapevi, brutto deficiente che non sei altro. Adesso sono tutti dietro le lestre, quindi se questa macchina è più veloce, andiamo messi. È sicuro ha un cofano abnorme. Che adesso per fortuna non c'è più. Ma anche il bagagliaio non scherzo. Il bagagliaio quasi quasi te lo conosco a suo tipo. Allora, vediamo la strada per il ritorno. Il far della sera. Allora, potrei andare a destra e alla seconda sinistra e poi circumnavico Central Park. Sì, destra, è meglio stare sulle sinistra, strade grandi, su, dato che è una macchina che non conosciamo bene. Anche perché tanto loro difficilmente possono provare. Ah, sennò potrebbe prendere la roba. Mi sento mio agio sulla. Per quanto questa macchina sia un treno, quindi le manca solo la levetta da tirare dal tettuccio. Esatto. Che fa un po' poliziotti. No, ma poi. Poi qui sinistra, destra, sinistra, sinistra. Anzi, forse è guadagnato tanto di più. Vede che lei ha sicuramente più esperienza di me in questo tipo di. Anche se avrei voluto giocarla con joystick. Ma sai che ci pensavo io prima? Sì, ci pensavo anche io prima al punto. Purtroppo sarà che ho. Probabilmente era per questo che ti dava come default la possibilità di fare l'automira. Come in Symphony Filter. Esatto. Sanno che col joystick non si mira, per cui ti danno l'automira. Non è assolutamente un simulativo. Non ci prova nemmeno. Non ci prova nemmeno. Vuole essere un ibrido fatto, forse non troppo, niente troppo bene. Qui lei prima aveva preso la sinistra. Adesso stavolta vado a destra, anche perché così mi cavo
di mezzo la polizia. Qua a sinistra. Perché la rabbia che avevano fatto loro prima? Sì. 100 miglia orarie, ma sto cazzo. E il tachimetro gira. Va bene, se c'era un po' da qualche parte. Vabbè! Questa è stata. Dici se prendo la tua parte della vincita per ripagarmi dei danni a una riverniciatina e sarà come nuova. Sì, sì. Chissà se, se la facevamo perfetta ci dava. Ah, beh, sicuramente un colpetto ce l'avrebbe. Ce l'avrebbe dato. Ma io direi che a questo punto il tempo a nostra disposizione per oggi è finito. Speriamo che il video vi sia piaciuto, vi invitiamo a commentare, scriverci ancora nel mio fatto, fare come sempre tanto. L'amore! A ricordarvi che le view della parola che sarà al mondo, a diffidare delle Cynthia, soprattutto bionde come che tu. Che ancora qui non si è vista, ma arriverà, eh? C'è sempre una Cynthia. E noi ci vediamo sempre soltanto su... Vabbè, sul mio canale, su YouTube italiano. Il canale dove la gente ti dà delle macchine sapendo che le rovinerai. E poi si lamenta che le hai rovinate. È tutto. E come... Dimmi un attimo questo gelato. Ma me l'hai mangiato, stronzo. E va. Ciao. Ciao. Su Obers, il miglior canale su YouTube italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono dottor Lune comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, l'ha detto mia madre. Cioè, è una fonte. Ah, beh. È una fonte. Cioè...